Nello stesso tempo in cui nel sud d'Italia fioriva la civiltà della Magna Grecia, sulle coste della Toscana approdarono un popolo, dei coloni che arrivavano dall'Oriente, gli Etruschi, si pensa dall'Asia Minore. Loro si stanziarono in Toscana probabilmente per la ricchezza di minerali, infatti loro lavorarono ampiamente i metalli. Pensiamo ad esempio anche alla tecnica della granulazione, una tecnica raffinata di lavorazione dell'oro, per la quale loro sono conosciuti poi adesso in tutto il mondo. Sono un popolo anche molto misterioso, organizzato in città-stato, avevano 12 città, infatti si parla di dodecapoli, vale a dire le 12 città che vediamo appunto anche dalla cartina. Erano un popolo molto misterioso. Il loro mistero deriva appunto dalla loro scrittura, che non è stata spesso ben decifrata. Sono anche un popolo guerriero e geniali architetti. Ad esempio, inventarono il sistema ad arco, dove le pietre tagliate a cuneo poggiano su due strutture verticali e si inarcano sostenendosi a vicenda. Vengono fermate poi nel punto culminante da una pietra, detta chiave di volta, che inserita al centro dell'arco blocca praticamente le spinte dalle parti laterali. Senza il concio centrale l'arco crollerebbe. Pensate che il sistema architettonico si era basato per millenni sul sistema ad architrave, vale a dire due elementi verticali che sostenevano una trave orizzontale, un sistema che non dava la possibilità di riempire ampi spazi, perché sarebbe stato necessario per fare ampi soffitti una fitta rete di colonne. Gli Etruschi furono anche appunto dei grandi costruttori di opere di pubblica utilità. Lo vediamo ad esempio nelle mura di difesa della città, le vediamo nelle porte monumentali di accesso alla città, ma anche nei canali, nelle fognature e nelle loro necropoli, che sono i luoghi dove appunto venivano fatte le sepolture. Non restano molte testimonianze degli edifici a carattere sacro degli Etruschi, proprio per le loro tecniche costruttive. Infatti usavano spesso anche il legno e la terracotta. Loro però avevano una credenza dell'aldilà molto simile a quella degli egiziani. C'è documentato appunto nelle necropoli e nelle tombe che sono state rinvenute attraverso scavi archeologici, i quali ci hanno documentato la loro arte, la loro cultura e la loro tradizione attraverso proprio tutti i materiali che sono stati rinvenuti all'interno delle tombe, che rappresentano delle vere e proprie case con pareti affrescate e un ricco corredo che era vicino appunto al defunto. Nelle tombe a cupola, ad esempio, la camera sepolcrale è coperta da una falsa volta a pietra gettante, sorretta da un pilastro centrale. Le tombe a camera invece sono scavate nel tufo o costruite con blocchi squadrati e sovrapposti. Esternamente questi sepolcri sono poi ricoperti da un tumulo di terra elbosa. Alcune tombe avevano le pareti rivestite praticamente di stucchi e anche affrescate con scene della vita appunto quotidiana. Possiamo vedere ad esempio banchetti rituali, danze, giochi che si svolgevano appunto in onore dei defunti. Ci sono anche molti vasi canopi che contengono all'interno le urne funerarie. Dopo il 700 avanti Cristo la loro arte subì un forte influsso dell'arte greca e anche dell'arte romana, anche se abbiamo visto e vedremo che gli Etruschi mantengono comunque una loro gioiosità e gioiosità che è tipica appunto della loro cultura in contrasto con queste altre. Lo documenta molto bene per esempio il sarcofago degli sposi, dove si vede una coppia insieme, sorridente, in tono affettuoso. Loro siedono sul triclino, che era il luogo appunto che serviva una sorta di lettuccio dove appunto si mangiava. Attraverso le decorazioni delle tombe noi possiamo avere un'idea anche delle loro acconciature, ad esempio delle barbe appuntite, dei lunghi capelli per l'uomo e del tutulus, il tipico cappello che portavano anche le donne. Dopo che saranno invece conquistate le varie città-stato una alla volta dai romani, la civiltà etrusca verrà praticamente assorbita.
dalla cultura romana. Ecco che allora la celebre statua dell'Arringatore, un'opera bronzea che raffigura Aulo Metello del II secolo, I secolo a.C., già ci documenta questa trasformazione. Un altro stupendo bronzo è la statua etrusca della Chimera d'Arezzo del IV secolo a.C. Essa raffigura un essere mostruoso, mitologico. È un corpo di leone, la testa di leone, con una coda di serpente, dal cui dorso poi esce e spunta una testa di caprone. Questa chimera fu vinta dall'eroe greco Bellerofonte, che la conquistò e la uccise praticamente cavalcando il cavallo alato Pegaso. Pensate che questa scultura bronzea di eccezionale raffinatezza fu ritrovata ad Arezzo nel 1553 e proprio Cosimo I dei Medici la porrà in Palazzo Vecchio come simbolo del suo potere e della sua ascesa politica. Vi aspetto alla prossima puntata.